Allora, ragazzi, come farete a dirlo? Diciamo, questo weekend per gli appassionati di MMA è un weekend d'oro. Perché innanzitutto ci sta il 26 settembre Bellator Milano, in cui combattono 5 nostri atleti italiani, che conosco tutti e 5, diciamo, non è che li conosco, però li ho visti combattere tutti quanti, e sono veramente validissimi. E se io vi dico anche secondo me chi vince, chi non vince, però è un evento, regà, da non perdere. Lo fanno live su YouTube alle 7:20 inizia l'evento, quindi è gratis se magari, non lo so, volete provare a vedere un po' che è l'MMA, se vi piace guardarla, non dovete pagare niente, è gratis, combatte gente italiana, quindi cioè, è presa bene. Allora, e combatte, mi sono scritti qua, ci sta Pietro Penini contro Michael Shipman. Pietro Penini l'ho visto combattere più volte su YouTube, ci sono anche i suoi match, è veramente forte, ha il record 9-1, quindi comunque un ottimo record. Però anche sto Michael Shipman, me lo sono andato pure a spizzare su Instagram e qualche match, è una bella bestia, c'ha il record 13-3, è un bel cane, quindi è molto, io non lo so qua chi vince, cioè Penini potrebbe anche perdere, io ovviamente tifo per lui. Però potrebbe anche perderlo come vincerlo. Secondo me questo è proprio un 50 e 50, dipende dalle situazioni. Però se ci volete scommettere, io vado su Penini perché è italiano, insomma. Quindi non scommettete questo match, o almeno non sul mio consiglio. Poi ci sta Nicolò Solli contro George Hardwick. Nicolò Solli, che anche ho visto combattere, è veramente un atleta valido, 3-0 il suo record, quindi 3 vittorie, nessuna sconfitta, e sto Hardwick è un 5-1, quindi pure lui un bel cagnaccio, però io ho visto tutti e 3 i match di Solli e secondo me se lo porta a casa sto match, perché è bello determinato, è uscito da situazioni molto critiche, c'ha un buono striking, un buon jiu-jitsu. È veramente un atleta valido che si vede che c'ha fame. Poi è veramente un ragazzo, ora non mi ricordo quanti anni ha, però penso non più di 22-23, penso che abbia l'età mia, quindi secondo me si porterà a casa il match Solli. Poi c'è il match che più aspetto, ovvero quello di Stefano Paternò, che è veramente un atleta coi controcazzi, record di 13-3, che combatte contro Jon Pascu, record 18-10. Questo regalo vince Stefano, non lo dico perché ci tifo, per niente, ma perché Stefano è veramente un atleta, anche lui con i controcoglioni, ha iniziato a combattere come professionista a 16 anni, vincendo subito delle cinture, insomma, in tornei minori, veramente forte. Quindi, diciamo, Jon Pascu dalla sua ci avrebbe l'esperienza, però Stefano ha debuttato giovanissimo, quindi anche lui ha tanta esperienza, è più giovane, è più forte e sicuramente vincerà questo match. Poi c'è un altro atleta che mi sta un sacco simpatico, che seguo su Instagram, che si chiama Daniele Scatizzi, Scat, che è veramente un grande, e combatte contro Gavin Hughes. Scatizzi ha un record di 9-5, quindi diciamo non un record stellare. E invece sto Yuge c'ha un 10-1, quindi comunque un record, insomma, di tutto rispetto. Allora, io qua ovviamente se tifa sempre per Daniele, che è un grande, gli si vuole bene, però sto Yuge può essere un problema, può determinare un problema per Daniele. Io ovviamente tifo per lui, ma diciamo non mi sentirei di scommetterci sulla sua vittoria, insomma, nel senso, non ovviamente spero che vinca, però non scommetterei su questo match, diciamo, non, almeno per cuore, no? Perché gli vuoi bene, ci scommetti su di lui, non ve lo consiglio. Però comunque può tranquillamente vincerlo, perché anche lui è bello solido, è un bel trattore e può vincerlo, però sto Gavin Hughes, pure dalle foto, poi non ho visto i suoi match di Hughes, di Scatizzi, ne ho visti un bel po', comunque è tosto, insomma, è da vedere. E poi c'è l'ultima, che invece è una donna, che si chiama Chiara Penco, regà, che è anche molto carina, dal mio punto di vista, insomma, che
che combatte contro Alexandra Plamenova. Chiarapenko c'ha un record 4-2, Plamenova c'ha un record 2-1. Io la Penko l'ho vista combattere solo una volta, che aveva perso. E quindi qua non saprei proprio chi dire. Cioè, secondo me vince la Penko perché sta Plamenova non so neanche chi sia. Però non saprei proprio, insomma. Cioè, non ci scommettete. Se scom io scommetterei sulla Penko, però. Appunto, non sono sicuro al 100% di quello che dico. Regà, non ve lo perdete. Bellator Milano, 26 febbraio, inizia alle 7:20 su YouTube. Per nessuna ragione al mondo, veramente deve essere una figata questo evento. Deve essere veramente una figata. E poi, cambiando torneo, e arrivando al torneo quello più importante di tutti, ovvero l'UFC. Ci sta UFC 253, Adesanya contro Costa, raga. Questa card, questo evento, pure secondo me imperdibile. Adesanya record 19-0, Paolo Costa record 13-0. Se le daranno veramente tante, ma tante, ma tante. Ho visto combattere entrambi, sono entrambi veramente validissimi. Secondo me, allora, partiamo dal presupposto che è un match molto tirato, cioè può succedere qualsiasi cosa. Ma secondo me, io lo dico onestamente, Adesanya rimane campione imbattuto, nonostante alcuni dicono che Paolo Costa lo demolirà perché è molto grosso, è molto fisico, insomma, un bel carro armato. Però Adesanya è troppo più preciso, è forte, c'ha il colpo del KO ce l'ha tutto, ha già affrontato gente esteticamente grossa, diciamo all'esterno molto appunto grossa, ciotta che sembra che con un pugno ti mette giù e ha tenuto quei determinati cazzotti. Infatti ha fatto con Romero e lo ha tranquillamente gestito, quindi secondo me farà la stessa cosa con Costa. Quindi io mi sa proprio scommetto su Adesanya e c'è il me il no il main event, questo è il main event, come si chiama là? Il co-main event, che invece è Dominic Reyes contro Jan Blahovic. Dominic Reyes 12-1, Jan Blahovic 26-8. Io vado con Dominic Reyes, l'ho visto combattere, ha perso solo una volta contro Jon Jones, che è stato il campione indiscusso della categoria massimi leggeri, che è dove stanno combattendo e secondo me quel match l'aveva anche vinto Reyes. Io l'ho visto e secondo me l'aveva tranquillamente vinto. Poi la vittoria è stata data a Jon Jones, che è rimasto campione. E quindi questa è la seconda chance per Reyes di diventare campione, dato che Jon Jones si è ritirato da quella categoria e vuole combattere nei massimi. E quindi questo è il co-main event, è sempre per il titolo. E io sono sicuro, su questo veramente sono sicuro che vinca Reyes perché ha dimostrato una forza con Jon Jones immane, cioè è andato veramente attraverso l'inferno, ne è uscito cioè, bene, io gli avrei dato vinto il match, quindi figuriamoci un po'. Regà, sta settimana veramente, cioè sto weekend, il panico, cioè penso sto incollato allo schermo a vedere MMA, esco che non lo so. Sono tutto rincoglionito, cioè sono un atleta marziale solo guardandolo 24 ore su 24. E da non perdere, raga. Sto weekend succede il panico. Bellator Milano, UFC 253. Che weekend, veramente. Bella a tutti.